Ciao a tutti, oggi pomeriggio, approfittando della bellissima giornata che c'è e studiando a così pochi chilometri da Venezia, abbiamo deciso di fare un giro per le librerie, perciò vi porterò a vedere un po' di belle librerie che ci sono a Venezia. Solito e insomma ci siamo. Ora cominciamo il giro delle librerie. You claim this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Siamo vicino alla stazione ancora, e quello lì è il ponte di Calatrava, che d'inverno ghiaccia e la gente scivola e cade. Siamo in una parte di Venezia dove non sono effettivamente mai stata e sembrerebbe essere ancora abitata da veneziani in sé, probabilmente anche da studenti, però molto particolare e diversa dalla Venezia che si vede di solito. Di sicuro meno bella, però comunque piuttosto strana. Come vedete danno tutti sul canale sempre. Libreria, la libreria Marco Polo. Siamo in Campo Santa Margherita. Quel campanile laggiù è quello dietro gli alberi, che forse non riuscite a vedere, è la chiesa dei Frari. E ora ci dirigiamo verso la seconda libreria. Siamo quasi arrivati alla seconda libreria, siamo in fondamento della Toletta e quella laggiù, all'angolo, è la libreria. Si chiama così perché una volta c'era il canale che ci passava davanti e per arrivarci si doveva passare il canale su una tavola di legno appoggiata tra le due sponde e si poteva entrare. Thank you.
Per ora abbiamo fatto 3 librerie, due delle quali abbastanza storiche e una piuttosto particolare, perché nella libreria Marco Polo, siccome non possono tenere tutti i libri che escono in Italia all'anno, hanno deciso di fare una selezione di quelli che secondo loro sono i migliori, e quindi non si può trovare di tutto, ma si trova solo quello che secondo loro è scritto bene ed è interessante. Ma nonostante questo, cioè, è una normale libreria, perciò si può ordinare. Hanno anche un reparto usato che però non ho trovato. Campo Sant'Anzolo, piuttosto ampio e bellino. Però lì c'è un campanile. Questo campo molto ampio e molto luminoso, ci spostiamo e andiamo verso la Fenice, visto che io non l'ho mai vista, e quindi andiamo a vedere la Fenice. Dobbiamo imbucare quella stradina lì. Buio! Ecco il campo dall'altra parte. Siamo capitati in un posto che sembra lo stesso dove hanno girato The Italian Job. Ok, abbiamo trovato la Fenice, ma non sappiamo come arrivare da davanti, perciò godetevi il retro. Siamo arrivati nell'ultima libreria di oggi ed è la libreria dell'usato più famosa di Venezia ed è anche la più bella, che si chiama la libreria Acqua Alta. Thank you.
siamo riusciti a prendere il treno che volevamo prendere, perciò siamo costretti ad andare a fare un giro per San Marco. Costretti poi, eufemismo. Piazza San Marco, quella laggiù è la Basilica, lì ci sono i campani con i due mori che suonano. E qui c'è il vecchio palazzo dei Doge. E se vedete, queste due colonne sono di un colore diverso rispetto alle altre. E sono di quel colore perché da lì si affacciava il Doge, esattamente come il Papa alla sua finestra, qui il Doge aveva le sue colonne. Che vedete lì è il Ponte dei Sospiri, si chiama così perché i detenuti e condannati a morte lo attraversavano prima della loro esecuzione e guardavano per l'ultima volta la loro amata Venezia. Invece quella che vedete laggiù è l'isola della Giudecca. Ritorno mortissimi, ho i piedi morti, non riesco più nemmeno quasi a muovere le gambe, però è stata una bellissima giornata e abbiamo visto delle bellissime librerie e anche sia qui delle zone di Venezia che non avevo assolutamente mai visto. Detto questo, spero che il video vi piaccia, la nostra giornata è finita e ci vediamo alla prossima.